in pellegrinaggio al Cristo delle Vette sul ghiacceo del Monte Rosa per concludere le celebrazioni del centenario dello scautismo cattolico in Italia. All'inizio di agosto una delegazione di scout della GESCI, l'associazione guide scout cattolici italiani da tutte le regioni, ha portato ai piedi della statua di Cristo, posta più in alta quota in Europa, a 4.167 metri, la targa commemorativa del centenario. Un centenario che cadeva nel 2016 ma che è stato idealmente aperto il 13 giugno del 2015 da Papa Francesco in Piazza San Pietro, nell'incontro con più di 80.000 lupetti e coccinelle, scout e guide, rover e scolte e capi educatori della GESCI. Siete una parte preziosa della Chiesa in Italia, ha detto il Papa agli scout cattolici, perché offrite un contributo importante alle famiglie per la loro missione educativa verso i fanciulli, i ragazzi e i giovani. I genitori ve li affidano perché sono convinti della bontà e della saggezza del metodo scout, basato su grandi valori umani, sul contatto con la natura, sulla religiosità e la fede in Dio, un metodo che educa la libertà nella responsabilità. Sono certo che la GESCI può apportare nella Chiesa un nuovo fervore evangelizzatore e una nuova capacità di dialogo con la società. E questo mi raccomando, capacità di dialogo, fare ponti in questa società dove c'è l'abitudine di fare muri. Voi fate ponti, per favore. E col dialogo fate ponti. In questi 100 anni l'incontro tra il metodo e la pedagogia scout e la fede cristiana dei cattolici ha dato davvero tanti frutti, che sono stati portati con il bassorilievo della Madonna degli Scout al Santuario Mariano di Cuny, il più alto d'Europa con i suoi 2.652 metri. Il presidente nazionale della GESCI, Matteo Spanò. I frutti più che singoli li ricorderei in questa maniera, con tutte le generazioni che hanno avuto modo di incontrare tramite lo scoutismo la parola di Dio. Poi dalle aquile randagie a tutta l'esperienza dello scoutismo di impegno sociale e di contribuzione alla Chiesa. Questo è un altro simbolo di un frutto che emerge da questi 100 anni. In luglio e agosto più di 1.300 rover e scolte, i ragazzi scout dai 16 ai 20 anni con i loro capi in Umbria e 700 nelle Marche, hanno percorso le loro route con tende e zaini nei luoghi colpiti dal terremoto del 2016. Hanno pregato nei luoghi di San Francesco e San Benedetto e si sono messi al servizio di una terra ferita, ricostruendo spazi di accoglienza e animando l'estate di bambini e anziani. È stato bello che i nostri ragazzi hanno accettato questo invito, l'invito di essere parte di una terra che ha avuto sofferenza ma che sta cercando di ripartire. Questo è lo spirito. Noi vorremmo anche in questo senso, con i nostri ragazzi, ripercorrendo quei passi fatti da Francesco in quelle terre, tornare a dire che c'è speranza anche dopo una tragedia come quella del terremoto. I nostri giovani, i nostri ragazzi dimostrano che nel momento in cui c'è una proposta di senso, una proposta che li coinvolge, che dà un perché alle cose, riescono a essere propositivi. E una proposta forte è quella che richiama ogni anno a Palermo, il 19 luglio, gli scout della Sicilia e di tutta Italia per tenere viva la memoria di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, i magistrati uccisi dalla mafia nella terribile estate del 1992. Quest'anno, nel 25esimo anniversario delle due stragi, più di 2.000 scout si sono incontrati, hanno discusso, pregato e marciato per rinnovare il proprio impegno per la legalità e la giustizia. Per noi Borsellino è un personaggio vicino all'esperienza dello scoutismo, perché ci lasciò, dopo la morte di Falcone, in fondo un testamento. Il testamento era quello di non dimenticare, di avere il rispetto della memoria per poter avere un contributo nel cambiamento. E vedere oggi che oltre 2.000 ragazzi da tutta la Sicilia e non solo si sono ritrovati in questa occasione fa capire come questo testamento sia stato rispettato e possa contribuire anche esso a un cambiamento contro tutta la non legalità vista e vissuta tramite le mafie.